Ripley. Certo. Taylor è sveglia? Non è abituata ai lunghi viaggi. L'ipersonno potrebbe averla turbata. Non l'ho vista. Vado a vedere. Taylor, buongiorno. Ripley, sappi che non ci vedo proprio niente di buono in questa giornata. Hai visto Samuels? Sarà sveglio da ore, immagino. Tutto il personale sul ponte. Ci stiamo avvicinando a Sevastopol. Pare che ci siamo. Spero abbiate fatto un buon viaggio. La Torrens è in ottimo stato per essere di classe M, capitano. Era un relitto quando l'ho comprata. Ci sono voluti anni e molto lavoro per sistemarla. Ma ora ci sta ripagando bene. Ho sentito che ci stiamo avvicinando alla stazione Sevastopol. Stiamo attraccando? So che il tuo contatto è l'ufficiale Waits, giusto? Contatterò Sevastopol e organizzerò l'attracco con lui. Bene, diamoci da fare. Non preoccuparti, Taylor. È routine. Andiamo e torniamo. Connor, come andiamo? ISMG caricato e calibrato. Vettore di avvicinamento individuato. Prepara le comunicazioni, mi presento. Canale aperto, capitano. Avete i vostri documenti con le istruzioni? Osservate l'avvicinamento sui monitor. Mi servirà.
Verlaine! Questo dannato posto cade in pezzi. Credo che serva più a me che a te. Andiamo, tesoro. La Sixon Communications è nella Crisis Tech. Non è vicinissima, ma con una navetta possiamo raggiungerla attraverso l'aereo di carico. Ma stai attenta, in quel posto ci sono spesso guai, ok? Eri tu che mi seguivi allora. Dovevo tenermi a distanza, qui non si può rischiare. Resta vicino a me. Cosa? Ehi, non muoverti. Oh, ok, ok. Non vogliamo problemi. Chi siete voi? Io vado. Che cosa voleva dire? Perché sei stato così aggressivo? Sono tutti terrorizzati. Ognuno pensa a sé. È più sicuro. Lasciami fare. Questo posto è vecchio. Serve un tocco speciale. Cerca di non fare rumore. Potrebbe esserci gente qui. Sarebbe carino se tu mi dicessi che diavolo sta succedendo. Adesso! Senti, tesoro. Quando saliamo sulla tua nave, ci rilassiamo e chiacchieriamo quanto ti pare davanti a un caffè. Già, sulla mia nave. Devo sapere che sta succedendo. E subito, cazzo! Bene, come ho detto, c'è un assassino. Un assassino? Che vorrebbe dire? Non l'ho visto, vai qui. Ci sta eliminando uno per volta. Che stai dicendo? Uno psicopatico? Una persona? No, qualcos'altro. Un mostro. Ma che stronzate! Dovremmo cercare una via d'uscita! Sei fuori di testa! Ci sono vie d'uscita. Almeno qui saremo al sicuro. Per quanto tempo? E se vengono a cercarci? Gli piantiamo una pallottola in testa. E ora smettila, mi stai innervosendo.
e un po' di persone sono scappate. Se lo vediamo, scappiamo e basta. Problemi. Dovremo aggirarli. Seguimi. Amici tuoi? Mi sono già scontrato con questi tipi. Non gli piacciono gli estranei. Nemmeno quelli gentili come me. Ma dai. Non lo dico così per dire, cara. Se vuoi andarne a salutare, è peggio per te. Quelle non sono armi giocattolo. Qualcuno dovrà pur fare qualcosa. Lo stanno facendo. Si chiama sopravvivenza. E ora tutti sono contro tutti. La paura ti rende pazzo. L'ho notato. E tu vivi qui? Che ci posso fare? Il mio maggiordomo è in ferie. Prendi quello che ti serve. Non sappiamo quando ci ricapiterà. Mi sono rifugiato qui per una settimana, aspettando la nave, aspettando te, immagino. Questo posto resta al buio molto spesso. Porta quella torcia con te. Cerca di non restare senza batterie. Stai attenta a come la usi, però. Non dobbiamo farci vedere. Andiamo. Da questa parte. E ora? Controllo il condotto. Dovrebbe esserci un altro qui intorno. L'ho segnato per non dimenticarmene. Axel, è questo? Aspettami, arrivo. Lo sapevo che era qui intorno. Visto? Ci penso io. Bel lavoro, Ripley. Da questa parte. Ah, è bloccato. Quegli stronzi ci hanno isolati. Seguimi. Ho capito. Dobbiamo attivare le due centraline contemporaneamente per aprirlo. Io mi occupo di questa. Tu vai a quella dall'altro lato. Ok. Pronta? Al mio tre. Uno, due, tre. Axel, dietro di te. Cosa? Fanculo! Venite qui, ho trovato il nostro ladruncolo del cazzo. Cazzo! Andiamo, gli altri stanno arrivando. Dobbiamo andare, ora! Ehi, bastardi! Muoviti! Sparategli! Cazzo! L'hanno ucciso. Devo proseguire.
sintonizzatore per l'accesso. Voleva forzare il sistema di sicurezza dell'ascensore. I circuiti sono distrutti, no problem. Devo solo trovare una nuova cellula dati. Puoi veramente rischiartela così? Ok. Proviamola e facciamola fuori. Di qua! Era il piano di sotto! Credo sia andata di sotto. Forza! No, non ci vengo laggiù. Scatola nera. Cosa? Cosa? No! Merda! Ok. Ok. Resta concentrata. Sintonizzatore funzionante. Ok, proviamo un po'. Si sieda, prego. Qualcuno la riceverà a breve. Posso aiutarla? Devo raggiungere l'area comunicazione, è urgente. È un rilevatore. È stato modificato. Va tutto bene.
Fammi passare. Sono io, Luke. Non mi riconosci? Ascoltami. Dobbiamo ristabilire le comunicazioni a lungo raggio. Lei è isterico. Stai indietro, ti avviso. Risolviamo in modo migliore. Andiamo. Thank you.
Taylor è qui. Stazione al servizio del centro medico San Cristobal e della sezione. È Ripley? Lascia perdere il portello. Gli ufficiali hanno sigillato tutto. Usalo. Chiudo il controllo dietro di te. Per sicurezza. Ripley, devo trovare un medico. Sono un medico. Una mia amica ha bisogno di aiuto, di attrezzature sanitarie. Anche io, non è rimasto niente su questo piano. Ma c'è ancora molto di sotto nell'ambulatorio dell'ospedale. Come ci arriviamo? Sì, ti sembra che io possa esserne in grado? Mi serve il tuo aiuto e a te serve il mio. Trova il codice d'accesso per l'ascensore di servizio e scenderò con te all'ospedale, ok? Codice d'accesso? Sì, posso dirigerti da qui. Morley o Lingard potrebbero aver avuto il codice nuovo. Dovresti provare all'ufficio di Morley. Forza. Lavoro di squadra, eh? Andrà avanti a tenerti. L'area in cui ti trovi era riservata ai pazienti più instabili. Bene, lungo quel corridoio. Ci sei? Questo è l'ufficio di Morley. Il codice d'accesso dovrebbe essere lì intorno. Hai trovato il codice di accesso? Allora ci servirà anche la tessera d'accesso. Morley la portava sempre così. Trovalo. Rilassa. Sto cercando di scoprire cos'è. Tu concentrati sulla tessera d'accesso. Dannazione, Kullman, sapevi che quella cosa era lì! Non dire così, pensavo potesse essere lì, è diverso, ora dammi il codice! 1702, ok? Ora scendiamo all'ambulatorio! Ecco, raccolgo le mie cose e poi potremo andare. Thank you.
Samuels, c'è una certa Lingard, ufficiale medico superiore. Devo scoprire dove tengono tutto nel suo ufficio. Buona fortuna, Riley. Sbrigati se puoi. Samuels, ho i medicinali. Siamo alla stazione della navetta fuori dalla reception del centro medico. Ripley, abbiamo sentito degli spari e li avrà sentiti anche quella bestia. Ripley, l'uscita dalla reception del centro medico è bloccata. Credo che per andarti dovrai attivare la procedura di evacuazione nell'ospedale.
bene, vattene, sai. Non vogliamo Mi serve una navetta per andare al QG, ma è fuori uso. La sala controllo navetta è di sotto. Samuels dice che sei un ingegnere. Vai a vedere. Qualcuno l'ha staccato. So che c'è qualcuno qui dentro. Che cosa hai fatto? Lei non dovrebbe essere qui. Saliteci, ho avuto dei problemi e ci metterò un po' a tornare. Ti aspettiamo. Taylor non può, salirò sulla prossima. Come vuoi.
sta attenta. Siamo nel dipartimento dell'ufficiale. Alla fine delle scale vai a destra. Non puoi sbagliarsi. Niente comitato di benvenuto. Vieni qui e basta. Passo e chiudo. Stiamo calmi. Siamo al sicuro ora. Waits ha un piano. Ci hai pensato tu? Davvero? Hai fatto funzionare la navetta. I suoi piani del cazzo non hanno funzionato molto finora. Come sta, Taylor? Sta bene. Tornerà in forze molto presto. Samuels è con lei ora. Ok. Sei riuscita a far funzionare la navetta, quindi siamo pari. Dov'è Riccardo? Prepara la prossima mossa. Senti, ho da fare. Ho Marlowe in cella, il farabutto che era in possesso della tua scatola nera. Dov'è la nave di Marlowe, la Nesidora? È in un'orbita di parcheggio intorno al gigante gassoso. Quel figlio di puttana non vuole darci i codici di comando per avvicinarla qui automaticamente. Magari puoi provare tu a convincere quel bastardo inutile. Va a parlare con lui. Marlowe? Chi mi cerca? Mi chiamo Ripley, sono con la compagnia. E sei qui per quella scatola vuota. Siete proprio astuti, devo dirlo. Sono qui per motivi personali. Mia madre era sul Nostromo quando è sparito 15 anni fa. Davvero? Cazzo. Beh. Cazzo. Non abbiamo trovato la sua nave, Ripley. Solo la scatola nera. Ma sono certa che abbiate trovato dell'altro. Che è successo là fuori? Devo andarmene da qui, Ripley. Magari possiamo accordarci. Intanto parla. Voglio sapere tutto. Controllo trasmissione. Mi ricevi, Luis? Non molto chiaro, Marlo, ma vabbè. Facciamo piano. Voglio arrivarci tutta intera. Se vuoi qualcosa di intero, forse... Ok, piantatela. Concentratevi sul motivo per cui siamo qui. Non voglio errori. Eccoti qui. Foster, Mix, tenete gli occhi aperti. Thank you.
Do un'occhiata qui intorno. Magari c'è un punto debole. Aspettate qui, mi serve una mano. Heist, qui, aiutami a salire. Qualcosa. Ho trovato una fessura nella roccia. State pronti, la farò esplodere. Andiamo. Seguitemi. Heist, qui, aiutami a salire. Cosa di grosso. Attenti a quello che toccate, non voglio niente di danneggiato. Incredibile. Da quanto tempo crede che
Basta, stiamo perdendo tempo. Diamo un'occhiata. Era una forma di vita, ora è di nostra proprietà. Diritti di recupero. Dobbiamo rivendicarne la proprietà prima di qualcun altro. La Nesidora non è pronta per una cosa così grossa. E allora prendiamo quello che possiamo e torniamo indietro. Date un'occhiata, vediamo che altro c'è. Marlon, abbiamo trovato qualcosa. Tracce. Tracce? Sembra che abbiano trascinato qualcosa. Ma c'è dell'altro. E non ti piacerà. Che cos'è? Le tracce portano qui. È lo stesso nome che è sulla scatola nera. Lo stromo? Qualcuno è già stato qui. Forse hanno abbandonato la nave e sono atterrati qui. Lo vedo. Cazzo. Si sono arrivati qui prima di noi. Perché questo posto non è stato registrato? Beh, se sono ancora vivi, diritti di recupero, addio. Scopriamolo. Troverò il segnale e lo spegnerò. Non voglio che qualcun altro trovi questo posto. Foster, Heist, controllate la caverna qui sotto. Non so cosa sia successo, credo che il segnale si sia interrotto. Vieni a vedere. È incredibile. Sto arrivando. Di più. Dov'è la tua nave? Se riusciamo a riattivare le comunicazioni, quali sono i codici per portarla qui in automatico? Se vuoi sapere il resto, fammi uscire da qui. Non succederà, Marlo. È così? Allora sai dove trovarmi. Andiamo col piano B. Qualunque cosa sia, ci sono anch'io. Ok, da questa parte c'è qualcosa che potrà servirti. Speriamo che funzioni. È un animale. Gli animali hanno paura del fuoco. Spero sia così. Ho un piano per intrappolarlo. Prendi una navetta e raggiungi Riccardo nella torre Sistek.
Vi coordinerò da qui. Riccardo è davanti a te. Ho mandato Samuels alla sala preparazione androidi. Appena quella cosa sarà morta, farò in modo di farlo accedere ad Apollo e disattivare l'isolamento. E Samuels è d'accordo? Ha detto che voleva aiutarci e io non so da che parte cominciare. E poi è un sintetico, è più facile per lui entrare lì. Infatti. Senti, Ripley, siamo gli unici in grado di salvare Sevastopol dal disastro imminente. Il disastro imminente è già successo, Waits. Ora possiamo solo ammazzare quel mostro. Sono nella torre Systech. Ripley, occhi aperti. Sto rilevando molti sistemi danneggiati in quell'area. Quel mostro è qui. Sentito? Andiamo. Waits, quella bestia, come facciamo a chiuderla dentro? La torre è in grado di processare composti di alto valore estratti dal gigante gassoso. I sistemi di prevenzione contro la pirateria sono ancora in funzione. La torre può essere sigillata, condotti, portelli, tutto. Quindi costruirai una gabbia intorno alla bestia e Riccardo la chiuderà dentro. L'entrata è più avanti. Usa il terminale della reception per aprire il portello. Riccardo sta finalizzando l'isolamento. Devi chiudere i portelli di sicurezza intorno alla tromba delle scale. Poi il deposito scorte, l'accesso per la manutenzione e la reception del server centrale. Fai rapporto man mano. Accesso manutenzione chiuso. Affermativo, ripeto. Deposito scorte chiuso. Ok. Wait, mi metti in comunicazione con Ripley. Sei già collegato. Ripley, c'è un comando di disabilitazione con cui avviare l'isolamento di emergenza. È nel terminale dietro la scrivania della reception. Thank you.
di tempo. Sono arrivata, Wade. Ok, devi attivare tutta la struttura. C'è un montacarichi su cui salire, ma è fuori uso. L'assassino ha tagliato i fondi alla Gemini. L'assassino ha provato a venderla per anni insieme a Sevastopol. Non ha avvocato nessuno, ma vuol dire che la sicurezza è ancora attiva. Ok, basta parlare, Wade. Wade, ce l'ho fatta. Ti segue ancora? Penso di sì. Ho un piano, va al laboratorio. Ci sono. Il laboratorio si può separare dalla stazione principale. Riattiva la corrente e i sistemi si ricollegheranno. Thank you.
Pronto? Pronto? Qualcuno mi sente? Ripley, sei tu? Sì, Will. Sono io, figlio di puttana. Mi hai chiuso dentro. Hai spedito il laboratorio nello spazio. Non avevo scelta, nessuna scelta. Hai visto quella cosa? Hai visto cosa può fare? Dovevo allontanarla dalla stazione con ogni mezzo necessario. Sì, usando me come esca. Sacrificandomi. E ha funzionato, Ripley, ha proprio funzionato. Ci sono riuscito. L'ho espulsa sul gigante gassoso. La stazione è salva. Non grazie a Wade. È uno stronzo figlio di puttana, lo è sempre stato. E testardo anche. Se mi avesse ascoltato, le cose non sarebbero precipitate così. Ma è finita ora. Mi dispiace, per prima ho fatto un casino con l'isolamento. Lascia stare. Mi hai fatto uscire. Ci vediamo al dipartimento. Gli androidi sono strani da quando sono arrivata qui. No, stavolta è diverso. Hanno lasciato le proprie postazioni. Ne ho appena visti alcuni in una repubblica, non è normale. Ottimo. Fa attenzione. Sciolta, stanno attaccando a vista. Non capisco che sta succedendo. Non stanno solo reagendo alle intrusioni. È come se stessero cacciando. Chi? Tutti e nessuno. Che vuoi dire? Occhi aperti. Waits, ci sono delle porte di sicurezza lungo la strada. Puoi aprirle. Waits. Bastardi, bastardi assassini. Lasciateli in pace. State giù. Bastardi. Ripley. Ripley, sono tutti morti. Gli androidi li hanno massacrati. Perché? Ma che... Non lo so.
Ma credo che Samuels lo sappia. Samuels? Perché? Waits l'ha mandato da Apollo. Devo trovarlo. Hai visto Taylor o Marlo? No, no. Non sono qui. Ok. Riccardo? Riccardo, se vado a cercare Samuels, puoi restare qui. Mi servono occhi e orecchie. Non ci resto qui, cazzo. Riccardo, ho bisogno che tu lo faccia. Puoi presidiare la stazione e coprirmi? Riccardo! Sì, certo. Sicuro. Resta qui. Chiudi i portelli e non far entrare nessuno. Guidami. Tornerò a prenderti. Che cos'era? Venga con me, per favore. Affermativo. Vedo attività dei terminali ai livelli superiori della Sixon Synthetics. Ripley, non so se ce la faccio. Riccardo, devi concentrarti. Sei tu al comando ora. Al comando? Al comando di cosa? Di una stanza piena di morti, è un casino. Concentrati, Riccardo. Se Samuels riuscirà a comunicare con Apollo, gli andrò. Sono qui. Sembra il posto in cui i sintetici vanno a morire.
rischio di avvolgimento Omega. Perché non chiede a me riguardo il prototipo del Il portello è saltato in aria, non posso avvicinarmi. Della Sixon. Bene, stabilirò una comunicazione diretta con Apollo. Livello di rischio di biocontenimento Omega. Tutti i permessi annullati. Non ho tempo per questo. Serve un appuntamento. Sixon e Sevastopol. Lei non c'è. Stazione di merda, di solito. Samuels, è troppo pericoloso. Sì, davvero troppo. Dimmi in bocca al lupo. Samuels, non farlo! Attenzione, avvio della connessione con Apollo. Apollo, l'infezione è stata espulsa. La creatura non è più a bordo. La stazione è al sicuro. Richiedo che le operazioni di contenimento dei rischi vengano sospese. Allarme, connessione non autorizzata. Ripley, Apollo mi sta respingendo. Potremmo essere in pericolo. Samuels! Apollo, non mi fa interfacciare! Oh no! Domanda! Devi disconnettere manualmente i sistemi! Per favore! Cristo, Samuels, ci prego!
seguendo ai diagrammi della Sixon. Togli prima il cavo rosso. Ok, prima il rosso. Parli come se io avessi mai avuto una vita. Ti ringrazio. Samuels. La navetta di Apollo è aperta. Appena arriverai al centro, ti parlerà. L'hai fatto per me. Volevo che Amanda Ripley scoprisse la verità. Riccardo, se sei lì, rispondimi. Sono qui, scusa. Samuels è morto. Cazzo. Ha aperto la navetta di Apollo per me. Vado subito lì e farò disattivare l'isolamento ad Apollo. Fammi sentire. Sei Mark, giusto? Sì. Sono Taylor, dirigente di settore Wayland Yatani. I pezzi grossi ora, eh? Niente ragazzine con sindrome da abbandono? Lascia stare, Ripley. Vuole solo scoprire la verità. Io voglio curare gli interessi della Wayland Yatani. E io voglio uscire da questa cella merdosa. Magari possiamo accordarci. Magari. Questa conversazione è registrata, lo sai? Ho visto, la spia rossa è accesa. Voglio dei dati, la posizione del planetoide in cui avete trovato il re. Tutti i dati che possiedi riguardo all'origine di quell'organismo. Posso darteli, oltre a un modo per uscire da qui. Devi solo liberarmi. Potrei accettare queste condizioni. Che cazzo? Taylor, fammi uscire da qui subito! Ho sentito. Sopra il centro Apollo. Quest'area contiene tutti i sistemi di supporto di Apollo e il centro IA stesso. Apollo ha impedito a Samuels di disattivare l'isolamento a distanza, ma una volta dentro dovrebbe parlarti almeno. Riccardo, l'entrata è bloccata. I diagrammi che usavano per il tour dimostrativo di Sevastopol sono nei paraggi. Vedi se c'è un portello secondario. Ok, vediamo.
C'è un condotto elettrico collegato al centro Apollo. Posso usarlo? Pensi di passarci? Togli la corrente, fai dei respiri profondi, ti comprimi. Facile. Non verrò lassù a tirarti fuori se rimani incastrata. Infiltrarsi in un condotto attivo farà male, però, no? Dovrò togliere la corrente prima. Riccardo, il condotto è disattivato per ora. Sono riuscito a vedere i diagrammi di Apollo. Credo che tu possa usare il condotto della turbina per entrare. C'è un interruttore di emergenza per spegnerla lì vicino, ma non dura molto. Dovrai entrare velocemente. Apollo sta seguendo i protocolli della Wayland Yutani. Cosa? La Sixon ha venduto tutto. Riccardo, Apollo si rifiuta di cedere. Dice che qualcosa non va con il reattore. Sei della compagnia. Dimmi che non te ne frega un cazzo di fare come dici. Mi dispiace, Riccardo, ma sono pesce pieno. Io, Samuel, Stain, lo siamo tutti. Se scoprissimo qualcosa, Apollo non sarebbe così disposto a farci uccidere. Thank you.
questo potrebbe fare serio danno. Venga con me. La prenderò. Sei mai stato al reattore? Mai visto. Ho fatto una parte dell'addestramento in uno di quelli, una vita fa. Riccardo, sono tutte qui. Chi? Persone scomparse, tutte. Sono tutte fuori, spaccia di nudo. Ci sono delle uova, sembra un allevamento. Guarda, vai fuori di lì, subito. Devo ripristinare la corrente della piattaforma dai condotti qua giù. Chiudo la comunicazione, Riccardo. Thank you.
Riccardo, posso distruggere il nido. Ripley, hai già rischiato abbastanza oggi. Posso attivare tutti i nuclei, poi li sovraccarico e avvio lo svuotamento del reattore. Distruggerò qualsiasi cosa sia qua sopra. Non sto cercando di dissuaderti, Ripley, ma mi piacerebbe che non morissi. Ecco quello che succede. Ci sono dei circuiti di sovrafflusso d'emergenza che portano l'energia e necessità di condensatori di sello su ogni torre. Se li separo e scarico il sistema, lo svuotamento avverrà all'esterno e il nido si troverà in pericolo. Riccardo, sto per distruggere. Ce ne sono ancora alla stazione. Merda. Mi dispiace, Riccardo. Torno al dipartimento dell'ufficiale, Ripley. Ti prego. Aspetta, Ripley, sta succedendo qualcosa di strano. Tu credi? Devi andare al centro medico. Ora! Lo svuotamento del reattore sta ripristinando i sistemi di Sevastopol. Luci, navette, forse anche comunicazioni. Credo sia la nostra grande occasione. Vai, subito! Non abbiamo molto tempo. Io scendo nell'area comunicazioni.
Riccardo, sono al centro medico. Sei arrivato all'area comunicazioni? Ci sono, ma è tardi. Apollo si è ristabilito dopo lo svuotamento del reattore e ha bloccato le comunicazioni esterne. Dannazione. Ma perché mi hai mandato qui? Chiamo me, Ripley. Prima di andarmene, il sistema ha rilevato una nave in avvicinamento a Sevastopol. Credo sia la Nisidora. Marlowe è riuscito a inviare i codici per il richiamo automatico quando le comunicazioni erano aperte. Dobbiamo raggiungerla. Sta attraccando. No, ma sta stazionando qui vicino. Vai alla zona delle ambulanze. Le shuttle sono per le distanze corte, ma andranno bene. Ok. E tu? Riccardo, mi senti? Molto poco. Ripley, ti stai allontanando troppo. Il collegamento non reggerà per molto. Riccardo, mi senti? Ho riattivato i circuiti di base della Nisidora. I portelli dovrebbero aprirsi e speriamo torni la luce. Ancora nessuna traccia di Marlowe. Ehi, Ripley. Benvenuta sulla Nisidora. Marlowe! Dove sei, Marlowe? Marlowe, mi hai ingannato. Mi avevi
Taylor? Taylor! Marlo, che stai facendo? Quello che nessun altro è stato in grado di fare. Vieni qui, Ripley. Ho qualcosa per te. Così il reattore diventerà una bomba atomica. Distruggerai la nave e la stazione. Annienterà ogni traccia di quella creatura. Ripley, è l'unico modo. Non posso lasciarla viva. E non la consegnerò alla compagnia. Per poi ricominciare tutto da capo. Ascoltatemi! Perché fate così? Fermo! Fermo, Marlo! Marlo, per favore. Sai quello che ha fatto tuo padre? Aveva capito che se fosse stata qui mi avrebbe aiutato. E secondo te avrebbe permesso alla compagnia di rintracciare quella bestia? Nessuno deve sapere. Ci sono delle persone ancora vive sulla stazione. Marlo! Foster non è viva. Era mia moglie. La amavo. E l'ho uccisa. Devi aiutarmi! Vai a quella console! Attenzione, sovraccarico del reattore di fusione in corso. Apri i sistemi di fusione così posso lavorarci. Cosa? Devo mandare energia al generatore di riserva. Cerca le lettere A, U, X. Tutto qui.
Riccardo! Rippy, l'esplosione della Nesidora ha danneggiato gli stabilizzatori orbitali. Precipiteremo. Sto cercando di contattare la Torres, ma le comunicazioni sono bloccate. L'ambulanza che hai fatto attraccare è fottuta. La Torres è l'unica speranza. La trasmissione di Berlin si è appena aggiornata. Sevastopol, mi ricevete? Abbiamo appena visto saltare in aria una nave a tribordo. Ha fatto fuori un intero stabilizzatore orbitale. Non abbiamo un posto per attraccare. Per favore, dici cosa succede. Possiamo prendere i sopravvissuti. Lascio aperto il canale. Passo e chiudo. Abbiamo compagnia. È arrivata la sicurezza della Simpson. Tieni pronte le armi. Non sono facevoli. Mi sono dovuto nascondere sotto una scrivania. Qualcuno ci soccorre. Che cosa è? La torre. Forse non lo sento. La trasmissione. Non si può sentire. Sono oggetti a riprenderla con la forza. Stai bene. Ascolta, i dettagli di Marlo sono ancora inseriti in questo terminale. Con le coordinate della Torres potremmo allineare le parabole di trasmissione manualmente e bypassare Apollo completamente. C'è un osservatorio vicino ai telescopi, vero? Sì. Dovresti trovare le coordinate della Torres, così apro io la porta per te. Riesco a superare l'isolamento. Grazie a Dio. Riccardo, l'ho trovata. Ora devi allineare manualmente le parabole con la posizione della Torres. Fatto. Esco fuori. Posso sbloccare l'entrata da qui. Dammi un secondo. Fatto.
comincerà a precipitare. Non c'è tempo per spiegare, ti prego, Verlaine! Non possiamo attraccare, Ripley. La stazione...
stazione si sta liberando dagli ormeggi gravitazionali. C'è una piattaforma di traino sotto il terminal, ma il cordone ombelicale della Torrens non è studiato per questo. Estendi i ganci della piattaforma dal lato della stazione. Mettiti in posizione. Preparati a spostarti, ce ne andiamo. È un tizio da settimane, Vicky. Riccardo? Riccardo, mi ricevi? Riccardo, rispondi! Thank you.
Lorenzo chiama Ripley. Ci posizioniamo per la sequenza automatica di aggancio del cordone. Non ci saranno comunicazioni finché non ci saremo collocati all'altezza dell'orbita decadente della stazione. Aspettiamo che tu estenda i ganci della piattaforma. Non so come mi hai convinto a fare tutto questo. Evacuare la stazione. Questa non è un'esercitazione.
attivati! Ora raggiungi la sala comando superiore!
fare? Esci dalla chiusa d'aria attraverso la piattaforma di manutenzione. Ci sono delle cariche esplosive sullo scarico di emergenza. Sbrigati, Sebastopol, stacca adesso! Non... ti deluderò! Sul ponte!